Ciao a tutti da Mero Carbone, oggi vedremo a pagina 48 questo brano tratto da Fisarmonica Super Facile, volume 1. Allora, questo brano è dedicato appunto a chi ha incontrato difficoltà, diciamo, nell'ambito musicale e ha abbandonato, insomma, lo studio, oppure per chi vuole avvicinarsi, diciamo, allo studio della musica, anche leggendo la musica, però ovviamente prima vuole assaporare, l'effetto musicale e poi magari andrà a leggere le varie durate, però, vi ripeto, la stessa partitura è utile per chi vuole leggere solo con i numeri, quindi però chi dovrà leggere solo con i numeri è già fatto il lavoro, quindi lo faremo ora insieme. Per chi invece vuole imparare la musica, il lavoro è diverso, faremo delle lezioni teoriche oppure approfondirà da solo la teoria. Bene, non a caso questo brano si chiama Leggi solo i numeri, sono brani iniziali che servono appunto per farvi appassionare a questa, diciamo, alla musica. Vediamo questa partitura com'è, poi passeremo, faccio ascoltare il brano anche diciamo con i bassi. Ecco qua, cioè, la pagina successiva, è così. Quindi, come notate, è un brano proprio molto 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 semplice. Potete, insomma, tranquillamente divertirvi. Ora vediamo però questa pagina 48 dove insomma, appunto, semplificheremo questa cosa, insomma, la lettura della mano destra, insomma, non ho messo i bassi, nella pagina successiva troverete anche i bassi e quant'altro. Leggeremo solo, questo è un valzer in tre movimenti, quindi ogni figura dura tre pulsazioni, quindi teniamo il pollice, il terzo dito e il secondo dito che dura, è molto lungo, dura 6 pulsazioni, anche se non ricordate le pulsazioni non è un problema, perché quando andrete a mettere i bassi, automaticamente mettendo i bassi giusti eseguirete le giuste pulsazioni. Vediamo questo rigo, quindi pollice sempre sul Do, su questo Do, il secondo Do, il primo nostro qui, il secondo è questo, quindi 1, 2, poi il terzo 1, 2, 3, il secondo dito dura 6, 1, 2, 4, 5, 6, sempre dita curve. Io sposto le dita per farvi vedere i tasti. Quindi 1, 2, 3, terzo 1, 2, 3, secondo dito dura 6. 1, 2, 3, 5, 6. Se metto un metronomo sarà così, ascoltate. 1, metronomo, ve lo dico, è 84 per chi vuole mettere un metronomo, volesse mettere un metronomo a questa velocità. Il primo rigo è questo, va bene? Ripetetelo per un bel po' di tempo. Leggete solo i numeri, pollice 3 e 2 che dura 6. Bene, bentornati, andiamo avanti col secondo rigo che è facilissimo. Abbiamo un secondo dito che dura 3 pulsazioni, 1, 2, 3, quarto dito 3 pulsazioni, 1, 2, 3, e il terzo dito come sopra, stessa durata intendo, dura 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho ripetuto in questo brano le stesse durate, vedete? Cioè, praticamente è semplicissimo, quindi 3, 3, qua dura 6, qua la stessa cosa, 3, 3, dura 6, 3, 3, dura 6, 3, 3, dura 6, è facile facile, quindi. Devi solo leggere i numeri, quindi 2, il 4 e il terzo dito che dura 6. Beh, vabbè, vi metto in video ciò che dovete fare, fatelo per una mezz'oretta. Va bene? Fatto questo, collegate i due righi e sarà così. Vabbè, questo rito di ora è questo, perché ho avuto difficoltà, quindi 1, 2, 3, poi il quarto, 1, 2, 3, il terzo che dura 6, 5, 6. Fatto questo, collegate i due righi e sarà così. 1, 2, 3. Secondo rigo, 2, 3, 1, 2, 3, 3 che dura 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco qua i due righi, ripetetelo per
diciamo qualche giorno fin quando insomma esce bene 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 bene, divertendo soprattutto. Bene, fatto questo andiamo con il rigo successivo che è sempre la stessa ritmica, 3, 5, 4 lunghissimo, quindi il 3 che dura 3 pulsazioni, il 5 che dura 3 pulsazioni e questo 4 che dura 6 pulsazioni. Ed è così, fate questo rigo anche per il tempo necessario per memorizzarlo, sarà così il terzo rigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi mostro il rigo che dovete ripetere, buon lavoro. Questo qui va bene? Bene, bentornati, stesso voi collegherete tutti e tre i righi in un'altra mezz'oretta. Andiamo avanti con l'ultimo rigo. Qua abbiamo quarto dito, secondo dito e il pollice che dura 6. Chiaro? Fate questo qua e vi faccio sentire ciò che dovreste fare così. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, pollice 1, 2, 3, 4, 5, 6. È molto semplice. Vi mostro l'ultimo rigo, fatelo per una mezz'oretta. Fatto questo, collegate tutta questa pagina e sarà così tutta questa pagina col metronomo così lento, così, anzi lo velocizzo poco poco, no? Metto a 96, è così. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
ecco qua, vi aiuterà tanto. Vedete? Così vedrete, insomma, questa nota che dura 6 è come sono, diciamo, due note legate, il doppio, quindi 3 più 3, come se fosse chiaro. Ecco qua, ripetete questo per un bel po' di tempo, fino ad avere memorizzato per bene la mano destra, chiaro? Fatto questo, insomma, bentornati. Andiamo avanti con la melodia, che è identica, cioè cambia ben poco. Praticamente la stessa melodia, invece di tenere un tasto lungo per che dura 3, lo ripetiamo 3 volte, tam, 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 poi 3, 3, 3, capito? Vi faccio, vi mettiamo anche qua quelle linee sopra che ci aiutano tanto. Ecco qua, inizio abbiamo fatto questo, parlo della pagina 48, quello che abbiamo imparato nella lezione precedente, cioè in questa lezione, che voi avete fermato il video così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nella parte nuova, come se suoniamo il campanello 3 volte, din, 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 con un altro campanello, din, 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 senza fermarci tra un campanello e l'altro, ma din, 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 così. Poi 2 lungo, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è l'unica differenza, quindi pa, 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 3, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco qua, è semplicissimo. Qua potete anche mettere un puntino sopra, come ricordarvi che scotta per ora, poi non andiamo tecnicamente e teoricamente avanti. Ecco qua, quindi pollice, 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 3, 3, 3 e 2 che dura 6, va bene? Fate questo rigo, cercate di interiorizzare l'effetto che dovete ottenere. Fatto questo potete applicare a tutta la partitura così, vedete, poi abbiamo 2, 2, 2, 4, 4, 4, il 3 lungo. E quindi sarà così il secondo rigo. 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facilissimo, il secondo rigo di pagina 49. Legate i due righi, sarà così. Con i righi, diciamo il rigo successivo, che è la stessa cosa di pagina 48, solo come se suonasse, diciamo, un campanello, lo suonate 3 volte. Ora mentre nel frattempo parlo con voi i puntini su queste note. Terzo rigo di pagina 49, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il terzo rigo. L'ultimo rigo di questa pagina è 4,
4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Chiaro? Ripetiamo tutta questa pagina con il metronomo. Sarà così. 3, 4, 5, 6. Bene, fatto questo, insomma, non resta nient'altro che ripeterla tantissimo e memorizzarla. Fate un fermo immagine e ve la ripetete se non avete il metodo, chiaro? L'importante è che suoniate, insomma. Ripetetela tantissimo, quindi ricordatevi, è uguale all'inizio, solo che ogni nota va ripetuta 3 volte, come se suonasse, diciamo, un campanello, va bene? È molto molto facile. L'altra cosa da tenere molto, cioè da prestare attenzione, spesso che succede? Gli alunni, arrivato sull'ultima nota di ogni 3, tam, tam, ta, si soffermano su questa, pam, 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 come se pensano alla nota successiva. Per questo ho messo il metronomo anche prima, molti fanno questo, come se si fermano per agganciare la nota successiva. Ovviamente se lo fate senza metronomo, molto probabilmente capite anche a voi, quindi questo. Notate che è diversa, tutte e tre le note uguali. Anche se l'ultima la prolungate un po' di più, ma non oltre la pulsazione. Per questo serve il metronomo, sentite. 1, 2, 3. Perché molti fanno questo, che non dovreste fare nemmeno voi, sentite? Come notate, l'ultima nota l'ho prolungata di più, quindi non è ciò che è scritto, ma se usate il metronomo sarà difficile fare questo, cioè non difficile, non sbaglierete, insomma, quindi... Chiaro? Quindi usando un metronomo sicuramente vi aiuterà ad evitare questo... diciamo, incorrere in questo problema. Poi la parte tutta quanta, eccola qui, è questa, e la ripetete, memorizzate benissimo sia, diciamo, la mano destra, la melodia, fin quando sarete insomma ben ben sicuri. Quindi per nella lezione successiva metteremo i bassi su questa partitura, una volta che l'avete imparata molto molto bene. Quindi tra una settimana, 2 settimane possiamo iniziare anche a mettere i bassi su questa. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!